Amici di Inno al Cinema, bentornati sul canale. Buon inizio settimana, mi sono svegliato da 20 minuti e spero che non si veda troppo. Siamo qui come ogni lunedì che si rispetti con tutti i numeri del lunedì, il box office di Inno al Cinema. È molto interessante la puntata di oggi perché è una... È una medaglia decisamente con due facce, quella americana e quella italiana, che dimostrano l'ovvietà dei fatti: ovvero che se ci sono i titoli da andare a vedere, il pubblico va in sala da una parte e se non ci sono, il mercato ristagna. Pensate un po'. 2 più 2 fa 4, chi l'avrebbe mai detto, anche se girano inquietanti video virali in cui qualcuno dice che può fare anche 5, perché sennò anche la matematica è discriminante, perché ormai l'abbiamo capito, viviamo in un mondo di pura e totale follia. Qual è la faccia della medaglia più triste paradossalmente in questo box office del weekend dal 26 al 28 gennaio 2024? È quella americana. L'avevamo detto l'estate scorsa, torniamo a ribadire il concetto magari per chi non ci ha sentito nelle puntate precedenti. Io continuo a non capire eh, come determinate dinamiche, determinati cambiamenti del mercato riescono a capirli eh, appassionati, persone comuni e non addette ai lavori come. No, perché so io, Michele Innocenti e tanti altri eh, che seguono il mondo del cinema da vicino e non lo capiscano le major e i grandi executives che muovono miliardi, centinaia di milioni di dollari di danaro, come si dice in questi casi, davanti all'evidenza dei fatti. Non è più sostenibile il mercato della sola estate e del solo eh, mercato natalizio delle feste. Non è più sostenibile. È palese che la gente, per motivi economici, per motivi di tempo, per motivi di focus, probabilmente non è più disposta a pagare 100, 200, 300 dollari di biglietti in, so in un solo mese, in soli due mesi, in soli tre mesi e che sarebbe finalmente l'ora che si ripensasse al calendario dell'anno cinematografico in maniera un pochino più spalmata. Altrimenti ci troviamo davanti a mesi come questo gennaio che in america a parte un paio di titoli neanche troppo brillanti sta sinceramente faticando in maniera non indifferente c'è un vero e proprio ristagno di titoli nella top 10 perché ormai ci siamo spostati a vedere la top 10 e oltre anche del botteghino americano eh, appunto non è una ci sono solo quasi solamente film in tenitura e Diciamo che questa nuova classifica americana con dati decisamente poco brillanti eh, ci insegnerà a breve a cosa servono gli Oscar: spoiler, a fare soldi con i film. Allora, ragazzi, intanto c'è una sorpresa al primo posto: perché dopo un paio di settimane a metà top 5, anche a metà alta, The Beekeeper con Jesus Statham conquista la prima posizione. Non vorrei dire una fesseria, ma mi sembra appunto che non sia mai arrivato in cima alla classifica il film di David Ayer. Che però appunto non brilla per essere il primo film in classifica. 7,42 milioni di dollari, con un calo praticamente nullo rispetto allo scorso weekend del 13,7%. Questa sarà una costante, perché inevitabilmente, se non ci sono titoli nuovi, chi vuole andare al cinema va a vedere o al massimo a rivedere quello che i cinema offrono, per un totale di 42,2 milioni di dollari. Non c'è il dato del weekend, o almeno io non ho trovato il dato del weekend internazionale. Ma fuori dagli Stati Uniti il film ha ormai raggiunto i 61,9 milioni di dollari, per un totale di 104,1 milioni. Quindi il film, soprattutto diciamo, eh, di, a fronte del suo budget piuttosto eh, ristretto, eh, credo che alla fine della corsa, salvo crolli improvvisi, si rivelerà un discreto successo. Eh, non che appunto farà chissà quali grandi risultati, ma con i dati di questa settimana non fatico a vedere un totale intorno almeno ai 130-140, qualcosa in più se non è ancora uscito in qualche mercato che mi è sfuggito, potrebbe anche scapparci il sequel, mi sento di dire, visto il finale relativamente aperto della brutta, almeno per quanto mi riguarda, pellicola con Jesus Statham, che appunto era partito soprattutto negli Stati Uniti un pochino in sordina, ma grazie a un gennaio povero ha continuato a incassare in maniera abbastanza costante. Stessa storia... Vedrete che ci ripeteremo spesso durante questa top 10 per Mean Girls, che scende al secondo posto dopo, se non erro, due settimane alla prima posizione. cala un attimino più alto, ma ripeto: comunque, sostenuto meno 37,4% per il remake musical del Cult del, cult del 2004. Uh, 7.9 milioni, milioni di dollari questo weekend che portano il suo totale negli Stati Uniti sopra i 60 milioni, quasi a 61, quasi 1.500 dicevano, in, non ci resta che piangere, 60.8 milioni per essere precisi, almeno secondo ricordiamolo il lunedì mattina parliamo di proiezioni che ovviamente nella giornata di domani possono essere variate di qualche eh, centinaio di migliaia di, di dollari, un milioncino o due. Qua e là sulla base dei dati definitivi 60,8 ai quali si aggiungono i 22,6 che globalmente il film ha incassato finora fuori dagli Stati Uniti. L'abbiamo detto, fenomeno più americano che mondiale. Questo Mean Girls, un po' anche come il film del 2004, per un totale mondiale di 83,4 milioni. Quindi è partito benissimo il film. Si sta comportando ancora bene. Eh, penso proprio che riuscirà a, a raggiungerlo, o comunque avvicinarsi ai 100 milioni, rivelando. Un buon risultato, ma magari non all'altezza del budget che è stato investito nel film, anche se questo film veramente avrà una seconda o terza vita in un video in streaming e compagnia cantante. Evergreen della top 3, al gradino più basso della top 3 americana, è Wonka che praticamente pareggia i dati dello scorso weekend: meno 12% per un film uscito quasi due mesi fa, ormai un mese e mezzo fa. 5.9 milioni questo fine settimana negli Stati Uniti, dove ha raggiunto il totale di 195.1 milioni. Vanno ancora bene le cose anche a livello internazionale perché il film ha incassato 7.8 milioni questo weekend appena conclusosi, per un totale di 356.9 milioni fuori dagli Stati Uniti. Il totale che ora comincia a farsi decisamente importante, più di quanto pensassi sinceramente a inizio gennaio, quando pensavo che passata l'epifania la sua corsa fosse finita, è di 552 milioni worldwide, quindi un ottimo risultato per il film di Chalamet, che ricordiamolo è costato almeno sulla carta sotto i 150 eh, milioni con un eh, weekend che si è appena concluso di circa 14 milioni eh, non dico che i 600 sono alla portata, ma eh, sicuramente il film si avvicinerà molto a questo risultato ormai psicologico perché il successo è praticamente già eh, confermato eh, da tutti i punti di vista. Di nuovo in tenitura ancora migliore dei titoli precedenti, pensate meno 5,7%. Qui siamo veramente quasi vicini allo eh, zero, al pareggio rispetto al weekend precedente. Per Migration, prendi il volo il film animato della Illumination, come avevamo detto, continua per tutto gennaio a rascimolare qualche milioncino. Nello specifico in America, questo weekend, sono 5,1 i milioni incassati dal film animato. E grazie a questo dato eh, prende il volo negli Stati Uniti, supera la soglia psicologica dei 100 milioni e raggiunge i 101.2 nel resto del mondo, fa la stessa cosa visto che eh, grazie a 5.2 milioni eh, raggiunge il totale di 104.9 milioni per un totale worldwide di 206.1 milioni di dollari. Non siamo ancora al punto di pareggio visto che il film è costato intorno ai 75 milioni, ma per come era partito soprattutto negli Stati Uniti il film si sta comportando decisamente bene. Penso che chiuderà la sua corsa intorno ai 220-230 milioni e va bene così almeno che come molti di voi anzi vi ringrazio che mi date questi spunti eh, non abbia ancora da uscire in alcuni mercati importanti e quindi potremmo anche andare verso i 250. In ogni caso non un successone brillante soprattutto a fronte dei risultati di Super Mario Bros, anche se l'abbiamo già detto si parla di campionati completamente eh, diversi, ma neanche insomma una tragedia come i dati delle prime settimane potevano far pensare <coughs> Chiude la top 5 americana. Una delle grandi sorprese di questo inizio 2024. Ne parleremo anche. Anzi, in America, se non sbaglio, è fine 2023. Ma insomma, ci siamo capiti. Ne parleremo a breve anche alla luce del suo fantastico, meraviglioso mi sento di dire esordio italiano. Tutti tranne tre. Tutti tranne tre. La commedia romantica con Glenn Powell e Sidney Sweeney, che tra l'altro vedrò oggi pomeriggio e recensirò per voi in serata qua su Inno al Cinema, di nuovo cala di un non nulla, meno 11.1%, in casa 4.8 milioni di dollari negli Stati Uniti, dove raggiunge il totale di 71.1 milioni. Le cose vanno appunto altrettanto bene, forse anche meglio, nel resto del mondo, dove grazie a 14.2 milioni di questo weekend raggiunge il totale di 55.4 milioni. Il risultato globale a questo punto, inevitabilmente destinato a, eh, ad aumentare e a rendere il film un vero e proprio successone, soprattutto per il genere di appartenenza, le commedie romantiche che abbiamo detto negli ultimi 3 o 4 anni eh, di post-pandemia non, ha, eh, non hanno funzionato in sala, ma sono state sempre più rilegate al, alle piattaforme streaming di 126.6 milioni di dollari. A questo punto io penso proprio che il film riuscirà a superare i 150 milioni dimostrandosi un successo, ripeto, incredibile. Ma, come ho detto prima, le notizie, per quanto riguarda un'America ristagnante al botteghino, eh, inevitabilmente coprono tutta la top 10 e vanno anche oltre, anche se lì parliamo un po' di eh, colore piuttosto che di dati interessanti. Dicevamo a cosa servono gli Oscar? Ora inizia una sfizza di titoli che vi dimostrano a cosa servono gli Oscar, a questo eh, Poor Things, povere creature di Orgos Lantimos. Aumenta rispetto allo scorso weekend il suo incasso del 43,1%, pensate un po' a, a, alla luce delle sue 11 nomination, appunto alle dorate statuette. Diciamo che è un buon dato di aumento, anche se per quanto mi riguarda, per quanto riguarda diciamo l'oggettività dei numeri, i dati sono ancora abbastanza bassini. Sono solo 3 i milioni incassati dal film questo weekend. Ricordiamo che il film è uscito in limited, come spesso accade in questi casi per i film da Oscar, sotto Natale. E che nelle settimane successive non è riuscito a sfondare, quantomeno negli Stati Uniti. Eh, appunto, 3 milioni più 43,1%. Il totale, però, del film, almeno allo stato attuale, il 24, è di 24,7 milioni. Dov'è che iniziano ad arrivare le buone notizie per Poor Things? Dal, eh, dal, dai mercati internazionali infatti di nuovo a fronte innanzitutto di alcune release importanti come quella italiana di cui parleremo dopo il film finalmente incassa in maniera importante anche fuori dagli Stati Uniti con un totale per il weekend di 10 milioni 26.3 i milioni totali fuori dagli Stati Uniti per un totale in, eh, mondiale di 51.1 milioni ora Possiamo dire che da un certo punto di vista la corsa del film inizia adesso, forte delle sue 11 nomination. Gli Oscar sono troppo lontani, eh, sono il 10 di marzo, quindi anche eh, qualora vincesse alcune statuette, credo che non potrà che raccattare qualche spicciolo da una re-release post-Oscar. Eh, sono queste tre quattro settimane che ci aspettano, quelle in cui Poor Things deve puntare a fare qualche soldo, 51.1, io mi sento anche di dire che potrebbe avvicinarsi o addirittura superare di qualche milioncino i 100 milioni totali, il problema è che il film è costato 35 milioni e quindi sempre nel mondo astratto in cui ogni film deve, cosa che per me ormai nel mondo dello streaming è relativa, però prendiamo l'indice che abbiamo sempre preso, se dovesse triplicare soltanto per pareggiare il budget, dovrebbe incassare um, 105 milioni. Non è un dato che, soprattutto dopo le 11 nomination, è impossibile da raggiungere, però c'è ancora tanta strada da fare. Si parla di più di 50 milioni da incassare nei 3, 4, nelle prossime 3 o 4 settimane per un film che comunque. Sicuramente avrà un buon passaparola. Ha visto in queste, probabilmente vedrà nella prossima settimana una sorta di boom, ma che poi è destinato un pochino a uh, scemare. Quindi sicuramente otterrà dei buoni risultati per la tipologia di film. Sicuramente eh, il suo mercato inizia adesso con le nomination agli Oscar. Però ecco di certo Poor Things non sarà da nessun punto di vista, almeno che non ci sia un boom improvviso. Che non è da escludere al 100%, un grande successo a livello commerciale. Per il tipo di film, io lo ripeto, non ci si può aspettare che si produca Povere Creature per fare gli incassi di un blockbuster americano, ma neanche di un film semplicemente commerciale americano con le grandi star eccetera eccetera ci sono dei film che vengono prodotti perché si vogliono produrre ovviamente cercando di limitare i danni a volte va bene, come nel caso di Pobre Creature, a volte va eh, male eh, ripeto, il mercato è sempre più fluido e sempre più eh, pieno di, ehm, di variabili che vanno comunque tenute in considerazione quindi secondo me Poor Things non farà faville alla fine della sua corsa però di certo mh, parlare di flop mi sembra decisamente eccessivo al settimo posto c'è un titolo che ancora di più guadagna dalle nomination agli Oscar, è quello American Fiction, che rappresenta l'unico titolo del cui destino ancora non sappiamo niente per quanto riguarda la distribuzione italiana, che con 2.8 milioni incassati questo weekend, che gli permettono di raggiungere 11.8 milioni totali a fronte di un budget alto però, attenzione, di 25 milioni, aumenta rispetto allo scorso weekend del 65%. Quindi anche in questo caso il mercato vero e proprio del film è iniziato questo weekend grazie alle nomination agli Oscar. Vedremo, però come eh, vi ho appena detto, 25 milioni sono tanti, soprattutto per questo tipo di eh, film. E credo che il punto di pareggio sia a livello globale che americano sia praticamente impossibile da raggiungere. All'ottavo posto, è sempre là, zitto zitto 4-4 a galleggiare, acqua nel Regno Perduto che cala soltanto del 22,9% rispetto allo scorso weekend, in cassa ovviamente una cifra bassa, 2,8 milioni, dopo tutto è in sala da un mese e più, e raggiunge in America un insperato per quanto mi riguarda totale di 118,1 milioni di dollari, ai quali si aggiungono 7 milioni, che non sono pochi a questo punto della sua corsa, nel resto del mondo dove il totale ha raggiunto i 294,6 milioni. Il totale mondiale, grazie ai dati di questo eh, weekend, superano in abbondanza la soglia dei 400 milioni e raggiunge eh, i 412.7 milioni. Con un weekend da 10 milioni, si può pensare a un avvicinamento ai 450 Stiamo parlando ovviamente del nulla, visto che il film è un flop clamoroso sotto tutti i punti di vista, ma ripeto, come ormai da qualche settimana a questa parte, rispetto ai risultati degli altri tre residuati bellici del DCEU distribuiti dalla Warner nel 2023, c'è solo che eh, da festeggiare. Al numero 9 torna in top 10 anche grazie a una re-release in bianco e nero nei cinema americani Godzilla Minus One, ricordiamo anch'esso comunque presente agli Oscar seppur con una sola eh, storica nomination, visto che è il primo film di produzione completamente non americana a ricevere la nomination ai migliori effetti visivi agli Oscar che incassa 2.6 milioni, aumentando e qui cominciano i numeri interessanti del 275.6% l'incasso rispetto allo scorso weekend raggiungendo 55 milioni totali negli Stati Uniti ma soprattutto i 102.6 in tutto il mondo superata quindi la soglia psicologica dei 100 milioni ricordiamoci che anche per motivi produttivi legati appunto al mondo eh, della produzione cinematografica giapponese il film pare sia costato meno di 20 milioni Addirittura intorno ai 10%, secondo alcune voci, alcune dichiarazioni del regista. Quindi risultato incredibile. Alla luce del quale non vedo l'ora di scoprire qual, cosa riserverà il futuro del, del Godzilla diciamo giapponese, il Godzilla originale della Toho nei prossimi anni. La top 10 americana viene chiusa da un lennesimo titolo in tenitura: The Boys in the Boat di George Clooney cala solo del 12,7%, incassa 2,2 milioni. Eh, e raggiunge 47,4 milioni negli Stati Uniti e 49,2 eh, con eh, gli incassi esteri, che però, come ho detto la settimana scorsa, nelle scorse settimane probabilmente rappresentano solo un'unghia di quello che il film eh, può incassare. Probabilmente è uscito, non mi sono informato, in. Eh, uno, forse due territori, in attesa, io queste sono le cose però che non capisco, di una distribuzione internazionale. Hai un film di George Clooney forte, c'hai un Gennaio vuoto, e buttalo in sala in tutto il mondo. Perché in Italia dovremmo vederlo a febbraio, marzo, aprile, quando non c'è neanche, no, più la, la, la percezione da parte dei cinefili stessi che il film sia uscito. Tanto chi lo vuol vedere sa come vederlo nel frattempo. Chi non è interessato non lo vede oggi come non lo vede fra tre mesi, io ci sto attento, ma magari qualche trapassionato non vive col calendario dell'uscita in mano, se lo scorda direttamente. E sono cose che non capirò mai. Fuori dalla top 10 però ci sono altri dati interessanti e ve li decanto eh, velocemente. Al quindicesimo posto abbiamo eh, diciamo una eh, classifica Oscar, quella extra top 10, per farvi capire appunto quanto sono importanti, seppur con numeri bassi, le nomination ai premi dell'Academy. La zona di interesse di Jonathan Glazer incassa un milioncino tondo tondo questo weekend, raggiungendo i tre totali, ma segnando un più 142%. Oppenheimer, incredibile, torna eh, al numero 16 della classifica con un aumento addirittura del 284.1%, in cassa praticamente anche egli un milione di dollari, 999.565 dollari. Al diciottesimo posto di Old Overs di Alexander Payne, eh, in cassa 519.550 dollari, eh, con un aumento del 567,5%, il totale in tutto il mondo ha superato i 30 milioni e nello specifico ha raggiunto i 31,2%, addirittura vediamo il rientro in top 25, quindi al numero 24: Killers of the Flower Moon con soli. Va detto 220.292 dollari, ma con un aumento percentuale del mi fa troppo ridere 3.816.3% e chiude appunto la top 25, siamo andati larghissimi in questo caso con gli Stati Uniti. Anatomia di una caduta di Justin Trier che aumenta del 440.2% gli incassi americani, però con soli 211.500 dollari. Ma come vedete quando arrivano gli Oscar, i film guadagnano poco, ma comunque di più. Poco se escludiamo ovviamente Paul Things che comunque appunto è in top 10. Abbiamo parlato finora di un mercato ristagnante, di un mercato che eh, per quanto mi riguarda è assolutamente poco lungimirante rende di conseguenza per carenza di titoli eh, nativi del mercato, appunto, carente il mercato mondiale eh, del cinema Qual è la dimostrazione che un nuovo, diciamo, modo di distribuire lungo tutto l'anno i, i titoli potrebbe funzionare? La controprova, ripeto, banalissima, stupida, del mercato italiano di questo weekend che brilla in maniera importante. Indovinate perché? Perché al cinema c'è cioè, pieno di film e anche pieno di film di natura e con, eh, target completamente diversi. Intanto facciamo, come abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, il confronto tra il 2024 e il 2023. E da questo punto di vista il risultato del weekend che si è appena concluso è straordinario, ancora più dei precedenti, perché con i suoi 9.672.634 euro incassati negli ultimi tre giorni eh, in sala, il 2024 batte del 55.5% il 2023, visto che nel weekend corrispettivo dell'anno scorso l'incasso era stato soltanto di 6.225.288 euro. E ripeto, le sale sono zeppe di proposte e zeppe di proposte diverse. C'è il film d'autore, c'è il film da Oscar, c'è la commedia becera, c'è la commedia più romantica, c'è la commedia internazionale più romantica, c'è l'action, c'è di tutto. E la gente, indovinate un po', quelli che ovviamente vogliono andarci, va al cinema, chi l'avrebbe mai detto? È stata una corsa a due per il primo posto, e la differenza tra i primi due eh, film in classifica è di soli circa 50.000 euro. Ma a spuntarla alla fine è stato Povere Creature. Povere Creature che esce in maniera perfetta e ovviamente studiata in Italia due giorni dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar dove il film appunto ha brillato, essendo il, film, il secondo film con più nomination, 11 dietro alle 13 di Oppenheimer, appunto il film esce in maniera perfetta, studiata alla perfezione due giorni dopo, e fa il botto, come era inevitabile e eh, imprevedibile nel nostro paese, dove Lantimos, ma anche Emma Stone, sono due eh, personaggi cinematografici molto amati e spesso seguiti. Eh, 1.989.973 euro incassati dal film, quindi praticamente siamo ai 2 milioni, con una media buona di 3.820 euro per schermo, eh, che impongono appunto povere creature come il miglior esordio nel nostro paese del cinema di Yorgos Lantimos. La favorita che comunque, va detto, aveva aperto in maniera eccellente nel nostro paese, aveva aperto però quasi, con la, praticamente con la metà, con 1.075.375 euro, per poi chiudere. Poco sotto i 3 milioni è ovviamente palese che Portinks mira più in alto, e avevo parlato di una base di incasso di 3 milioni e mezzo 4 per non fare voli pindarici. È evidente ormai che i 6, forse addirittura 7 milioni sono a questo punto il minimo al quale può ambire il film di L'Antimo. Scapiremo quanto c'è stato il boom questo weekend di appassionati e di curiosi eh, in nome delle nomination agli Oscar e quanto grazie al passaparola il film potrà reggere, ma è chiaro che il totale della favorita sarà superato non il prossimo weekend, prima del prossimo weekend, nel quale vedremo quanto saranno lunghe le gambe per una tenitura buona nei prossimi, nelle prossime settimane e nei prossimi weekend. Io a questo punto penso che i 6 milioni e mezzo 7 sono scontati siano scontati. Eh, vediamo se riesce addirittura ad andare più in alto e a puntare ad avvicinarsi ai 10, anche se ora ovviamente probabilmente stiamo facendo una proiezione fin troppo ottimista. Mi aspettavo un buon risultato. Eh, Ripeto, avevo dato una base di incasso di 3 milioni e mezzo, 4 anche un po' alla luce dei film precedenti del regista. Ma si sapeva che il film poteva ambire a eh, risultati importanti. Io, invece, non avrei mai detto, sinceramente, che a dei dati così importanti avrebbe potuto puntare l'altro vincitore. Non c'è altro modo di eh, chiamarlo del weekend. Io credevo che i 12 anni dall'ultimo film eh, avessero messo una pietra tombale. Su questo franchise tutto italiano, eh, credevo che questo fosse veramente un salto nel buio e che si rischiasse quasi l'uscita tecnica con un incasso finale fra il milione e i due milioni in, eh, a fine corsa. E invece Biggio e Mandelli ci hanno messo tutti al nostro posto perché i soliti idioti 3 il ritorno e di nuovo so che molti alzeranno gli occhi al cielo, sbufferanno, ma ragazzi. Finché la gente va in sala, a me ormai sono maturo, abbastanza maturo da capire che mi va bene anche così. Pareggia, come abbiamo detto, praticamente con povere creature, distanziato di, una di circa 50.000. Euro e incassa 1.943.860 euro, con una media stellare di 5.430 euro per schermo, per, a dimostrazione che probabilmente il film avrebbe potuto incassare ancora di più con un numero di sale più alto, ma che si è pensato di limitare la distribuzione, chissà per quale motivo. Vi basti pensare che nel 2023 gli unici due titoli che hanno fatto meglio dei soliti idioti 3 sono stati i due film De Me contro Te quello di gennaio e quello di autunno, non mi ricordo, forse fine estate, inizio autunno, non mi ricordo la data di distribuzione precisa. Il solito Idioti 2 aveva esordito 12 anni fa, appunto, con 2.514.437 euro, quindi tutto sommato, considerato i cali del mondo post-pandemico, considerato il momento decisamente poco brillante, quantomeno negli ultimi mesi, del cinema italiano, per me si può parlare praticamente di un sostanziale pareggio tra il secondo e il terzo capitolo dei soliti idioti. Si è perso circa mezzo milione di euro, che ovviamente sono soldi, come diceva Maccio ma che sono veramente una perdita minima davanti a un successo già così incredibile. Eh, il finale dei soliti idioti 2, dei due soliti idioti, anzi, era stato di quasi 9 milioni. Adesso c'è da capire quanto nel primo weekend sono accorti tutti i fan duri e puri del duo comico. Italiano eh, e quanto magari ci possa essere una buona addirittura nelle prossime settimane, è comunque eh, un dato importante, importantissimo, che tra l'altro consolida un dato ancora più importante di gennaio 2024, almeno finora, ovvero della percentuale di copertura del mercato del cinema italiano che è molto più alta di quello americano. 38% del mercato cinematografico del gennaio 2024 è rappresentato da titoli italiani, al contrario di quelli americani che si fermano solo al 27.9%. Ma le sorprese non finiscono qua, perché al terzo posto c'è un film che per quanto mi riguarda avrebbe rappresentato il pregiudizio mio, probabilmente, un'uscita quasi tecnica. Ma non è che penso male io, anzi, ripeto, oggi correrò al cinema a vedere il film perché sono molto curioso, mi piacciono, eh, trovo che i due protagonisti siano due tra le nuove star più sexy, talentuose, magnetiche sullo schermo delle nuove generazioni, Glenn Powell e Sidney Sweeney, eh, e invece siamo davanti a un risultato straordinario per tutti, tranne te, che appunto tiene il terzo posto in classifica, con un incasso abbondantemente sopra il milione, nello specifico di 1.201.859 euro. Vi basti sapere che a quanto pare si tratta del miglior incasso in Italia per una commedia romantica americana, è il miglior incasso dal 2016. Abbiamo visto nei mesi scorsi, negli anni scorsi, che come dicevo prima. Uh, questo tipo di, di film ormai sembra vivere e essere percepito come interessante al pubblico quasi esclusivamente sulle piattaforme perché spendere soldi di, di un biglietto cinematografico per vedere un film che non è spettacolare, che non è un blockbuster, che non è un grande evento quando posso vederlo in piattaforma che mi cambia poco se ho una buona tv da 50, 60, 70, 80 pollici e invece a quanto pare tutti tranne te, un po' in nome delle sue star, mi sento di dire più di Sidney Sweeney che tra i giovani è già un'icona Grazie, soprattutto euforia, che a Glenn Powell ha registrato un dato importantissimo. E a questo punto sono curioso di vedere sia il film, verso il quale comunque ero già curioso, anche perché, ripeto, io sono cresciuto negli anni 90, inizio anni 2000, quando le commedie, anche un po' eh, sporcaccioni o comunque con come si dice, con il sesso di mezzo come tematica eh, principale, quindi sono appassionato eh, del genere, ma sono ancora più curioso di vedere dove potrà arrivare il film anche nel nostro paese, visto che in tutto il mondo è riuscito a ottenere un risultato inaspettato e insperato, almeno al, al momento del suo esordio. Regge bene con un calo solo del 37% al quarto posto, pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni, che con una media ancora buona di 1752 euro incassa questo weekend 840.995 euro e eh, praticamente è arrivato al 2 milioni e mezzo totali, nello specifico 2 euro. Eh, risultato già buono così e che inevitabilmente è destinato a uh, chiudere, diciamo il film chiuderà la sua corsa sui 3 milioni e mezzo. Forse riuscirà a avvicinarsi ad addirittura ai 4 milioni. Uh, un risultato importante per Pieraccioni da tutti i punti di vista perché ricordiamo il suo film precedente Il sesso degli angeli aveva chiuso a miseri uh, a un misero milione e mezzo totale di euro quindi si è ritrovato un po' il feeling tra il comico toscano e il pubblico il film, l'ho già detto non brilla in maniera importante ma è sicuramente il suo miglior film da 19 anni a questa parte e essendo eh, molto affezionato a Leonardo Pieraccioni eh, questi dati mi, mi rendono comunque felice o quantomeno mi fanno piacere la top 5 italiana al contrario della tendenza come al terzo al quarto posto eh, della top 3 è eh, riservato a un film in tenitura il sempre verde Perfect Days di Wim Wenders che cala di nuovo di un non nulla solo del 43% Incassa con una media di 1.474 euro, ancora altissima, come vedete, 552.661 euro questo weekend e eh, si avvicina sempre di più ai 4 milioni. Nello specifico, arriva a 3.793.786 euro. Risultato straordinario, ma che. Ancora può regalare soddisfazioni al film e alla sua distribuzione, che è la Lucky Red che ha aperto col botto grazie a questo film, ragazzo e l'arrone, ma anche a un'ottima, mi piace segnalarla, re-release del Cacciatore restaurato in 4K che ha incassato quasi, quasi 250.000 euro nei suoi tre giorni di programmazione. Io sono andato a vedere il film martedì scorso ed è stata una gioia per il cuore e per gli occhi. Guardiamo velocemente la seconda parte della top 10 eh, italiana, al sesto posto di Holdover c'è un altro film che eh, diciamo guadagna seppur perdendo qualcosa in percentuale dalle nomination agli Oscar, il film infatti cala solo del 26% quindi quasi pareggia rispetto al weekend scorso, il suo incasso che è di 427.029 euro questo weekend e che raggiunge il totale di 1.168.692 euro. Il film è destinato a questo punto a superare il milione e mezzo e forse avvicinarsi ai due. E sono molto contento. Vi avevo detto. Andate a vedere The Old Overs, che è un film molto molto bello. E sono contento che il film ha giovato di nuovo delle nomination agli Oscar. Al settimo posto abbiamo 10 minuti con Barbara Ronchi, Fotini Peruso, due mie care amiche, che incassa 285.171 euro che diventano 287.421 incluso il giovedì, giorno di uscita del film. All'ottavo posto c'è un po' di tenitura anche da noi, come abbiamo visto. Troviamo Wonka con 228.156 euro, un totale di 14.567.000 396 euro, è praticamente quasi finita la corsa dei film con Timothée Lamen nel nostro paese. Al nono posto abbiamo il titolo per famiglie di queste ultime due settimane, il fantasma di Canterville incassa 213.416 euro e arriva a 522.120 euro, chiude la top ten The Beekeeper che al contrario che in America dove ha raggiunto il primo posto qui invece raggiunge l'ultimo della top ten con 208.948 euro, è un totale comunque importante. Di 1.795.874 euro, vedremo se riuscirà a superare i 2 milioni tanto per sport. E questi, signore e signori, erano tutti i numeri del lunedì di questa settimana che si avrà appunto oggi, lunedì 29 gennaio. Uh, sicuramente avrò meno. Uh, impegni della settimana scorsa per quanto riguarda le live e i contenuti ci prendiamo anche una settimana un po' più tranquilla perché la settimana scorsa fra rivedere i tre man che mi mancavano uh, le nomination agli oscar la polemica legata alle stesse eh, varie recensioni inclusa quella di Masters of the Air la miniserie HBO e eh, HBO, Apple TV Plus ho avuto il lapsus con Band of Brothers e The Pacific Masters of the Air la miniserie Apple TV Plus Prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg, splendida, e che vi invito a non perdervi. Io ormai ve lo dico da mesi e non mi pagano, lo dico sempre: Apple TV Plus. Eh, piattaforma top per la qualità dei contenuti. Per quanto mi riguarda, vi invito a recuperare la recensione di Masters of the Air e tutti gli altri contenuti che ho pubblicato la scorsa settimana, IV inclusa la recensione senza spoiler di Pore Things, ma una settimana più leggera non significa una settimana priva di appuntamenti. Dopo la recensione senza spoiler, in serata di tutti, tranne eh, te, dovranno arrivare nei prossimi giorni il duello una chiacchierata senza argomento specifico ma in cui litigheremo a morte perché le ultime settimane come vi ho detto mi hanno fatto arrabbiare tantissimo col dottor Leonardo Rinella arriverà anche il movie talk show dedicato a povere creature così riusciremo a parlare con qualche ospite del film anche con spoiler ed entrando più nel dettaglio della natura appunto dell'opera eh, stessa non credo che questa sia la settimana giusta per organizzare il watch together del ritorno del re probabilmente scalerà alla prossima settimana, quel contenuto a cui io tengo tantissimo. Come sapete, sto lavorando, come vi ho già detto, la settimana scorsa per far tornare il talk show. Il format inizialmente unico che sarebbe dovuto essere unico di Inno al cinema. Ma eh, datemi un attimo di tempo perché quello che, anche a livello organizzativo mio e degli ospiti, è quello più complicato da gestire. In ogni caso, come sempre, nei prossimi giorni ci aspettano tanti nuovi contenuti di Inno al cinema. Giovedì, se non sbaglio, esce in Italia Argyle. Argyle scusatemi, non mi ricordo mai come si pronuncia il nuovo film prodotto da Apple TV, ma che esce in sala come Killers of the Flower Moon e Napoleon nei mesi recenti, nuovo Action eh, con un budget altissimo di 200 milioni diretto da Matthew Vaughn e con un cast stellare, probabilmente arriverà la recensione senza spoiler anche di quello quindi per tutte le novità sulla programmazione del canale i consigli in chiusura di video sono gli stessi iscrivetevi a Inno al Cinema e attivate la eh, campanella delle notifiche per sapere quando arrivano tutti i nuovi contenuti sul canale seguite la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram e se vi va il mio profilo è di Instagram e di threads privato Michelinno85 più siamo meglio è quindi condividete Inno al Cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori nemici vi ricordo anche che c'è la possibilità di abbonarsi a Inno al Cinema per avere video, contenuti e servizi in esclusiva appunto dedicati ai miei patati abbonati del eh, canale era solo l'inizio, come ogni lunedì, di una ricca settimana di eh, novità, tutti i numeri del lunedì. Ormai un appuntamento immancabile dell'inizio settimana mio, ma spero anche vostro. Vi ringrazio come sempre del riscontro per questa rubrica e per il canale in generale. Abbiamo festeggiato giovedì le, il superamento dei 5000 iscritti e nei giorni successivi in 3 o 4 giorni. Porca miseria, ragazzi, abbiamo già fatto altri, quasi altri 100 iscritti. Grazie veramente di cuore di questo eh, fine settimana ricchissimo di nuovi arrivati su Inno al Cinema. Speriamo di continuare a fare bene e di attirare sempre eh, nuovo pubblico. Vi mando un grande abbraccio, vi chiedo anche un po' scusa se la settimana scorsa qualcuno ha percepito le mie battute, i miei scherzi che però non erano rivolti al film ma alla dinamica degli Oscar come ho spiegato nel video eh, dedicato alla polemica agli stessi che ho sempre tenuto forse più in privato che in pubblico nel corso dei 30 anni nei quali ho seguito il premio io scherzo e sono contento di essere libero di farlo perché a un certo punto ci mancherebbe altro insomma grazie di essere qua su Inno al Cinema per seguire tutti i nostri contenuti un grande abbraccio Buon inizio settimana, ci vediamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni e alla prossima!